Sulla soglia della missione principale, sulla soglia della morte, raggiungere le coordinate recuperate dalla guglia. Quindi noi siamo qui. Allora, come prima missione possiamo fare fornitori di contratti. Qua. Andiamo. Qua sotto. Ah, posso planare. Vediamo un attimo come funziona. Perfetto. Prima planata andata bene. Quelli sono i cercatori che erano a Luce Arida. Sta succedendo qualcosa. Keruf, recupero dati. Dov'è? Da là. La rend. Ma guarda, la salvatrice di Meridiana e della mia attività. Saluta, Larend. Salve, è un piacere. Sai, se fosse ciao. Stato per lei, forse non sarei qui a parlarti adesso. Brutta storia, l'assalto dei Tenakt all'ambasciata. Gli abitanti di Luce Arida ti sono grati. Ti sei preso tutto il materiale da terra. Questa è la tua attività, quindi. Il posto migliore per commerciare parti di macchina qui a Ovest. Presto potremo ampliare ancora i nostri commerci. Troppo a lungo l'Ovest è rimasto, beh, proibito, pericoloso. Ma se ti dicessi che possiamo creare una corazza così impenetrabile che non dovrai più preoccuparti di sopravvivere in queste zone? Sarei curiosa di darle un'occhiata. Come mi aspettavo! Ecco perché ho chiesto ai miei cercatori migliori di recuperare i materiali, in modo da crearla. Ognuno mi presenterà un Commetto che non ci sono riusciti. La migliore opera verrà messa in vendita ai cacciatori. Cacciatori come te. Che fortuna. Adesso, se non ti dispiace, i miei affari mi richiamano ad Aspra Catena. Parla pure con Larend in mia assenza. Sono ansioso di vedere cosa ti inventerai. Fidati. Eliminerò la concorrenza come scintille. Non ha la faccia molto sveglia. Ti prego, aiutami. Lo sapevo. Di che stai parlando? La corazza. Ho fatto decine di versioni, ma nessuna va bene. Ci sono altre squadre più a ovest. Se le loro corazze saranno migliori, posso dire addio a una montagna di frammenti. Vinci un premio se Keruf sceglie la tua corazza? Bello grosso. E ho già il progetto perfetto. Ma servono le parti giuste, e in fretta. Quindi ecco, ti andrebbe di accettare il contratto e portarmele? Che ti serve di preciso? Casse di Arcapodi. Le loro placche possono resistere a qualsiasi cosa, sono la scelta ideale. Ne sono certo. Credo non sia un problema. Ah, grazie alla forgia. C'è una mandria qui in zona. Ecco il contratto con tutte le informazioni che ti servono. Tu abbatti le macchine e i miei uomini penseranno alle casse. Penso che ci darò un'occhiata più tardi. Grazie. Molto su di te, Aloy. Nuovo contratto di recupero, imboscata al convoglio. Quindi quella era... no. Recupero parti. Ah, devo completare i contratti di Larend. Trova altri campi di cercatori, quindi fa parte di... della missione. Va bene. C'è qualche... sì. Nuovo punto dati. Ho chiuso con gli scavi. Qui c'è un'altra cosa. Il popolo delle foglie. Canto puro ha sfoderato tutto il fascino. Questo è il mio responso sulla proposta di trattato commerciale con Yutaro. Non funzionerà. Meglio leggere qua. Qua è una ghianda là, una ghirla. Eccola là. No, un corvo. Ah, è un corvo. Non era la ghianda, la ghirlanda, come si chiama. Guarda qua, sta crescendo la piaga.
Ok, quindi qui abbiamo campo dei livelli sconosciuto. Rovine delle... Ok, già abbiamo un'altra rovina. Andiamo a fare il campo. Dovrebbe essere più vicino. Ok. Sarà tempesta là. Che tempesta. Altro corvo. Non si arrampica qua. No, non si arrampica. Sembra un avamposto. Con dei recinti. Forse è qui che Regalla tiene le macchine. Bene. Ci sono. Meglio dare una ripulita prima di guardarsi intorno. Cassa di scopo. Ferrerie dei ribelli. Posso stenderla con dei colpi fulminanti. E dai. E sali. Abbassa il ponte. Una metà è in posizione. Come abbasso il resto del ponte? Controllando il ponte con il focus, potrei scoprire qualcosa. Qui c'è la guerriera Nora! Come posizione. Come abbasso il resto del ponte? Bene, ponte abbassato. Non più c'è lui. Serve per creare tinture.
una scavazzana. Sembra caduto in un tunnel. I ribelli tenevano qui gli scavazzana. Le macchine sono cadute nel tunnel, che poi è crollato quando l'hanno attraversato. E se fossero state le cariche ad aprire la voragine? Torno ad Aspracatena e riferisco a Javad. Addirittura! I ribelli hanno un accampamento oltre ai recinti per le macchine. Che intenzioni avranno? Hanno cavalcamacchine di pattuglia. Farò attenzione. I colpi congelanti la batteranno facilmente. Allora, facciamo così. Ok. Non la vedo una corda. Stupido! Oh cappello che mira! Meglio però. Stanno arrivando gli altri. Dove stai? Dove stai? Perfetto.
Se voglio capire cosa sta succedendo qui, devo prima scoprire chi comanda. E ce ne sono parecchi. Vabbè, sono tutti giù. Non c'è niente da vedere. Non correte rischi stupidi. Sbrigatevi! La grotta. Forse questo? Il primo che sbaglia lo uccido con le mie mani. Nessun nemico può nascondersi per te. Dici? E se io ti vengo alle spalle? Chi è? E così sei tu. No. Allora, ce n'è uno lì. Uno lì. Deve essere il capo? C'è un altro. Preso anche questo, silenzioso, buono. Nessuno può opporsi a Regalla. Nessuno. Regalla. Sono quelli di Regalla adesso. Ricarichiamo.
Quindi trova il cavo. Ah, bene. Ti troverò. Si staranno nascondendo da qualche parte. Perché non si arrendono e basta? Io mi devo arrendere, sto uccidendo tutti, mi devo arrendere. Cosa? Va bene, facciamo così. Tu non ti muovi. E allora, capo, a noi due. Una di queste strutture è un centro di comando. La faccio appena da dietro. Colpo silenzioso. Allora, scopriamo quali sono le loro intenzioni. Forza il deposito. Apriti sesamo. Oh, blasone carcia. Intrappolatrice. Questi abiti vistosi indossati dai membri della loggia dei cacciatori sono particolarmente utili nel piazzare trappole per predignare. Dispositivo. Esamina. Fedeli Tenakt, ascoltatemi. So che un soldato di questo campo ha provocato apertamente uno dei figli di Prometeo. Ricordo a tutti che i nostri alleati hanno l'onore di fornirci le macchine che noi cavalcheremo fino alla gloria. Il prossimo idiota che reca loro disturbo sarà sviscerato e lasciato a morire nel deserto. Questo è l'ultimo avvertimento. Dici che basterà? Sì, dovrebbe impedire ai tuoi uomini di litigare con i miei. Te ne sono riconoscente, Regalla. Che il patto ci dia la vittoria. Chi sarà? Regalla non è solo. Chi sarà quest'altra voce femminile? I figli di Prometeo le hanno permesso di controllare le macchine. Contenitore vuoto. Facevano scorta di Vampa. Abbastanza da far esplodere qualcosa di grosso. Mappe. Una mappa del timore, con movimenti da e per luce arida. Sono segnati tutti i punti deboli del forte. Faranno saltare luce arida per creare un varco abbastanza grande per un esercito. E così Regalla vuole invadere il dominio. Almeno quando avrà un esercito abbastanza grande, devo distruggere quella vampa. Ok. Devo far esplodere quella vampa, per luce arida. Ah, eccola. Vampa, a poca distanza dal confine Cargia. Ce n'è un prigioniero. Sembra Oseram. Vediamo. Ehi, voglio aiutarti. Stai giù e seguimi. Dove sta? Dov'è? Devo far esplodere quella vampa per luce arida. Penso che ora i ribelli leveranno le tende da qui. Posso occuparmi subito degli altri o andarmene. Comunque, qui il mio lavoro è finito. Sto bene. Devo riprendere il fiato. Vabbè, te lo dici tu.
E vediamo un po'. Bene, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Questa cassa può servire. Non voglio farmi trovare tutto in testa. Termine energetico. Non capita spesso di trovare verde lume. Ci sono dei cristalli rossi. Per il momento non posso farci niente. Vieni qui. Beh, senza un modo per superare quei cristalli rossi, non posso fare granché. Meglio proseguire. Vabbè, andiamo a esplorare. Un altro verde lume lì. Allora io direi di andare a finire gli scavazzanna. Vediamo se veramente finisce stavolta. Pazzini. Un radar. Dritto nella scorta. Non c'è più niente? Solo legno? Ok, andiamo a attivare la... questo falò. Hai saputo chi è il capo adesso? Oh, non è ne... guarda chi c'è! Stanca di esplorare? Siediti e facciamo una partita a batosta. Stai facendo faville là fuori? Che fanno i rifugiati? Se ne stanno per i fatti loro. Ma hanno cibo e riparo. Alcuni hanno trovato lavoro in città. Buona idea dar loro il cuore. È un piacere. Spero che li faccia rialzare. Andrò a trovarli spesso. Staranno bene allora. E gli scavazzanna nel timore. Dai, è questo. Sembra un'arte. Sei un porco. Brutte bestiacce quegli scavazzanna.
Sono comparsi all'improvviso e hanno invaso la valle come se li avesse vomitati una forgia. Ho perso degli amici. Ma grazie al Mantice hai potuto eliminarli tutti e i lavori sono ricominciati. Una bella botta per i piani di Ulvund. Ah, se solo ci fosse un modo per fermarli definitivamente e cacciarlo da questa città. Qual è il nesso tra gli Scavazzanna e Ulvund? Una parola: concessione. Non mi sa che sono bis. Non sa da dove escano gli Scavazzanna. Così Ulvund ha cominciato a incolpare i Karja. Cerca di dissotterrare dei vecchi rancori per bloccare i lavori finché non verrà firmata. È solo l'ultimo tentativo. Non fa che seminare zizzagna tra i lavoratori da quando è arrivato. A proposito, gli Scavazzanna vengono dalla miniera di Ulvund. Forgia fredda! Ne sei sicura? Sì. Le esplosioni hanno aperto una voragine nei tunnel. Gli Scavazzanna sono entrati da occidente. Ah, il magistrato sarebbe molto interessato a una notizia del genere. Tolland sta dando problemi ai rifugiati. No, lo trovi al banco dei pegni a leccarsi le ferite. Ho visto neonati Karja molto più tosti di quel bullone spanato. Comunque, se si impiccia con i Karja delle ombre, se la vedrà con me. Bene, io devo andare. Grazie della birra. Ma ha bevuto. Non ha bevuto niente. Quando vuoi, Rossa. Comunque sia stato a liberarci dagli Scavazzanna. Tu puoi restare ad Aspracatena. E così sei tornata dall'Ovest. Novità? I ribelli Tenakt tenevano gli Scavazzanna in recinti dall'altra parte delle montagne. Le cariche di Ulvund hanno aperto una voragine e sono finiti nei tunnel. Li hanno percorsi fino alla miniera e poi sino al timore. Giusto. Tolti i ribelli, se c'è qualcuno da incolpare per gli Scavazzanna, è Ulvund. Radiosi raggi del sole. E per tutto questo tempo ha dato la colpa a noi. Portami Ulvund. E anche Petra. Trattato peggio di una povera squattera. Ti conviene avere un ottimo motivo. Che fa Petra, sono il magistrato? Che i Karja firmeranno la concessione. Cosa? Lei che cosa ci fa qui? Anch'io vivo qui, sbullonato. Ma che succede? Per merito della Salvatrice, il sole ha fatto luce sull'incursione di Scavazzanna. I ribelli Tenakt possedevano dei recinti di macchine dall'altra parte delle montagne. Una voragine li ha risucchiati e sono stati trascinati nei tunnel sotterranei che conducono a est fino al timore. Allora è stato un incidente, ma voglio ricordarvi che sono stati i Karja. Non ho finito. La voragine è stata provocata da scavi non autorizzati nella miniera meridionale. Tu sei responsabile dell'invasione di macchine, della morte degli operai e di tutte le devastazioni avvenute dopo. Di tutto quanto. Caro magistrato, per caso hai preso un colpo di sole di troppo? Non avrei mai dato un ordine simile senza consultarti. Le prove dicono il contrario. Aloy ha trovato una nota di carico nella miniera. Hai aggirato le leggi del dominio, Ulvund. E tutto solo per qualche frammento. Incastrato. E stavi per far annegare gli altri tuoi minatori? E non contiamo il fatto che hai mandato laggiù quel dannato bestione per minacciare dei rifugiati. Io esigo un'indagine ufficiale. Non sarò mai vittima di un subdolo intrigo dei Karja. Certamente. Istituirò un'inchiesta approfondita su tutto. Gli Scavazzanna, la miniera, i rifugiati. Ogni accordo commerciale su cui ci sia scritto il tuo nome. Non sarà necessario, vero? E se invece me ne tornassi alla conquista? Beh, per la corona quello sarebbe un vero risparmio. Ma certo.
Partirò non appena avrò concluso degli impegni già presi, risolto delle questioni. D'altra parte, il benessere di Aspra Catena in una transizione come no, questa... No, invece te ne vai subito. Aspra Catena se la caverà. Davvero affideresti questa sottospecie di discarica a lei? Ha! Ti auguro il peggio. Vattene! Vai via! Il fango ti dona molto, Ulbund. Proprio come il sole dissolve le ombre. Grazie per l'aiuto, Aloy. Se lo meritava. Tieni, voglio darti questo dono per ringraziarti. Hai reso al dominio e al sottoscritto un grande servizio. E noi due dobbiamo parlare di molte cose. Sì, è vero. Non è un ruolo semplice da ricoprire, ma lo farò. Grazie a te, Chioma di Fuoco. Oh, missione secondaria completata, gli Scavazan. Aspra Catena starà meglio con Petra al comando. La tua compassione mi riscalda la forza. Perfetto. Oh, proviamo il suo gioco. Vediamo. Vediamo come si gioca. Ah, sei qui per giocare a batosta, sorella? Preparo il tavolino. Vediamo. In realtà ero solo di passaggio. Prima volta, eh? Non preoccuparti, ci andrò piano con te. Hai già qualche pezzo? No. Ah, sei fortunata. Ne ho un set extra, originale Tenact, direttamente dall'Ovest Proibito. Prego, siediti, ti spiegherò tutto in un secondo. E ti aspetta un premio se batterai i miei tabelloni. Tutorial per principianti non completato. Bene, partiamo dalle basi. I Tenact dicono che Batosta Meccanica è un gioco di pura strategia. Ognuno ha un set di pezzi. Ogni pezzo rappresenta un tipo di macchina. E ogni macchina ha un certo valore in punti vittoria. Per vincere, bisogna ottenere 7 punti vittoria distruggendo le macchine dell'avversario. Non è facile ricordarsi i dettagli di ogni macchina, perciò usiamo questi appunti come promemoria. Vedi quel numero nell'angolo in alto a destra? Punti vita. Indica i punti vittoria distruggendo quella macchina. Negli appunti è riportato anche il movimento massimo. Okay. La potenza dei suoi attacchi. Ok. La distanza da cui può colpire. Una casella, immagino. Sì. E ovviamente la sua salute. Per ora può bastare, iniziamo. Ti spiegherò il resto mentre giochiamo. Vai. Il tabellone è mio, perciò decido io chi inizia. Essendo la tua prima partita, comincia pure tu. Di solito puoi scegliere quali pezzi sistemare sul tabellone, per ora usa questi. Prendi quel pezzo alla tua destra e spostalo in avanti. Ricorda che ogni macchina ha un movimento massimo. Se non te lo ricordi, lo trovi riportato negli appunti. Facile, vero? In ogni turno si possono muovere 2 macchine. Adesso scegli il tuo secondo pezzo. Sposta in avanti quella macchina. Fa tutto parte della spiegazione. Ah, scusa. Perfetto. Per ora non hai altro da fare, perciò finisci il tuo turno. A tutta forgia. Muovo subito i miei pezzi qui. Perché l'ha girato? Tocca di nuovo a te. Questa volta perché non provi ad attaccare un mio pezzo? Inizia con quella macchina alla tua destra.
Ora muovi quel pezzo. Quando attacchi, il potere combattivo della tua macchina viene confrontato con quello del bersaglio. Il potere combattivo prende in considerazione il terreno su cui si trova la macchina e il suo potere d'attacco. Questo tabellone ha solo terreni di tipo prato, che non hanno effetto sul potere combattivo. E la tua macchina ha 2 punti di potere d'attacco. Perciò il suo potere combattivo ammonta a 2 punti. La mia macchina non sta attaccando, quindi ha 0 punti di potere d'attacco. E come la tua macchina non è influenzata dal terreno di tipo prato. Tirando le somme, tra le due macchine c'è una differenza di 2 punti di potere combattivo. E quindi lo sconfiggo. Quindi la tua macchina può infliggere 2 punti danno alla mia. Finora tutto chiaro? Sapevo che eri sveglia. Finisci attaccando la mia macchina. Ci vai giù pesante, eh? Ora prendi quella seconda macchina. Come vedi, la tua macchina non può attaccare la mia. Se vuoi, puoi farla scattare. Così si muoverà di una casella in più. Prova! Lo svantaggio dello scatto è che la tua macchina non potrà attaccare. Alcuni preferiscono rischiare e sovraccaricare la propria macchina in questi casi. Il sovraccarico permette di attaccare dopo uno scatto, ma riduce la salute della macchina di 2 punti. Tieni a mente questo rischio. Prova a farlo, così capirai cosa intendo. E con questo il tuo turno è finito. È deceso a 2, vabbè. Ora ti rivelo un comodo trucchetto. Quella macchina, la più vicina a me, prendi la forza. Le macchine, come nel mondo reale, hanno punti corazzati e punti deboli. Li trovi indicati sui singoli pezzi. Il blu indica i punti meglio protetti. Colpendoli infliggerai dei danni, ma niente di che. Il rosso, invece, indica i punti deboli. Mira a quelli per un colpo devastante. Ti faccio vedere. Ruota quel pezzo finché non è rivolto verso il mio. Ora attacca la mia macchina. Fuori dal tabellone! Ed ecco i tuoi primi punti vittoria! Non ne hai ancora ottenuti 7, quindi continuiamo. La tua macchina ha attaccato, ma non si è mossa. Forza, spostala in basso verso il mio ultimo pezzo. Hai già attaccato una macchina e mosso un pezzo. Ma, sovraccaricando la macchina, potrai attaccare una seconda volta. Calcolina, sacrificherai un pezzo per sconfiggere il mio. A volte questa può essere una buona tattica. Sovraccarica la macchina per attaccare di nuovo la mia, così capirai cosa intendo. Non è uno spasso? Siccome la tua macchina è andata distrutta contemporaneamente alla mia, otterremo entrambe i punti vittoria corrispondenti. Buona notizia! Visto che sei stata tu ad attaccare, riceverai i tuoi punti vittoria prima di me. Quindi raggiungerai per prima gli agognati 7 punti vittoria. Questo dimostra che a volte perdere un pezzo è il modo migliore per vincere una partita. Ti sarai accorta che non hai ottenuto esattamente 7 punti vittoria. Ma hai distrutto tutti i miei pezzi. Quindi la vittoria è tua! Non era poi così complicato, no? Cerca di individuare sempre il terreno migliore da cui attaccare. Potrebbe darti un bel vantaggio contro un avversario come quello. Mi ha salvato il di dietro più volte. Allora cercherò di ricordarlo. Oh, quasi scordavo. Questi sono i miei pezzi di riserva. Voglio che sia la salvatrice di Meridiana ad averli. Certo, è un piccolo set, ma dovrebbe bastarti per partecipare a qualsiasi partita di Batosta. Puoi anche rivolgerti a intagliatori specializzati. Hanno pezzi unici di ogni tipo che possono ribaltare qualsiasi partita. Dovrai avere i materiali giusti per crearli. O potresti avere fortuna e trovarli in giro. A volte ho perso dei pezzi dopo una nottata di caccia alle macchine o di bevute. Non ringraziarmi, è sempre un piacere aiutare i nuovi giocatori. Ora, se hai voglia di fare sul serio, ho molti altri tabelloni.
Potrei insegnarti qualche altro trucchetto? Grazie, io ci penserò. Ah, sapevo che ti saresti appassionata a batosta! Bene, ti va se stavolta ti spiego come usare il terreno a tuo vantaggio? Qui vedi tutti i tipi di terreno che puoi trovare in una partita a batosta. Sapere quando e come utilizzarli può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Il terreno influenza il potere delle tue macchine. Come sai, quando affronti una macchina avversaria, devi confrontare il potere di entrambe. Maggiore è il potere della tua macchina, più danni può infliggere. Scegliere il terreno giusto è una strategia essenziale per sconfiggere il tuo avversario. Guarda, te lo mostro. Prendi il pezzo a sinistra e spostalo verso le mie macchine. Perché si gira a destra? Ora tieni d'occhio il potere combattivo della tua macchina. Il potere combattivo è la somma del potere d'attacco e del valore del terreno su cui combatti. La tua macchina sta attaccando con i suoi due punti di potere d'attacco. Più uno della... Inoltre, combatte su una foresta. Ah, foresta. Un altro punto. Sommando i due valori, la tua macchina ha tre punti di potere combattivo. La mia macchina è su un terreno di tipo prato, che vale 0 punti. Non sta attaccando, quindi il suo potere d'attacco non viene contato. Quindi il mio potere combattivo è 0. Significa che la tua macchina infliggerà 3 punti di danno. Coraggio, fai una prova. Ecco così. Ora, scegliere il terreno giusto non aiuta solo in fase d'attacco. Serve anche a proteggere le tue macchine. Poni l'altro pezzo di fronte alla mia seconda macchina. La tua macchina sta attaccando con i suoi 2 punti di potere d'attacco. È su un terreno di tipo prato, che ha un valore di 0 punti. Facendo la somma, il potere combattivo della tua macchina è... Rimane 2. La mia macchina si sta difendendo, quindi il suo potere d'attacco non conta. Ma è su un terreno elevato. Combatte su una casella di tipo foresta, che vale 1 punto. Quindi il mio potere combattivo totale è 1. La parte anteriore della mia macchina è blu. Significa che il punto che stai attaccando è protetto da una corazza. Questo aggiunge un altro punto al suo potere combattivo, portando il totale a 2. Confrontiamo il potere combattivo delle due macchine. Come vedi, la tua non riesce a infliggere danni. Se non riesci a superare il potere combattivo dell'avversario, puoi scegliere di attaccare comunque per rompere le difese della sua macchina. Fai un tentativo, vediamo che succede. Ah, visto? Quando rompi le difese di una macchina, la scaglia all'indietro! Certo, entrambe le macchine ricevono 1 punto di danno. Ma hai spostato la mia macchina da quel terreno rendendola più vulnerabile. E non solo. Se un ostacolo impedisce a una macchina di spostarsi indietro, riceve 1 punto di danno aggiuntivo. E se fosse stato un altro dei miei pezzi a bloccare la macchina, anche quel pezzo avrebbe... subito dei danni. Insomma, rompere le difese di una macchina è un buon modo per danneggiare più pezzi alla volta. Utile, vero? Ora puoi finire il tuo turno. C'è un'altra cosa che voglio insegnarti. Bene, come dicevo, più elevato è il terreno, maggiore è il bonus al potere combattivo delle macchine. Ma esistono altri 2 tipi di terreno con effetti un po' diversi. Questo si chiama abisso. Può essere occupato solo da macchine volanti. Ricorda che l'abisso riduce il potere combattivo di 2 punti. Questa è una palude.
Qui sopra quasi tutte le macchine perdono un punto di potere combattivo e impedisce alle macchine di muoversi per il resto del turno. Ti faccio vedere, prendi la macchina alla tua sinistra. Visto? Dovrai aspettare il prossimo turno per muovere di nuovo, oppure puoi sovraccaricare la macchina per farla uscire. Non sei completamente inerme. Puoi sempre attaccare i nemici adiacenti. Beh, direi che per ora ho blaterato a sufficienza. Ti assicuro che mi ringrazierai alla prossima partita. Vuoi altri consigli? Ti spiego come funzionano i pezzi che usiamo per giocare. In una partita normale scegli tu quale macchine piazzare sul tabellone. Ciascuna vale un certo numero di punti formazione. Ne avrai 10 da spendere per schierare il tuo esercito. Conoscere le caratteristiche di ogni macchina e schierare un esercito che supporti la tua strategia è il segreto per dominare a Batosta Meccanica. Ci sono un paio di cose da sapere quando schieri i tuoi pezzi. Innanzitutto, non puoi schierare contemporaneamente più di 4 macchine dello stesso tipo. Detto questo, molti giocatori scelgono le proprie macchine in base a quanto possono spostarsi o al loro potere d'attacco. Un vero maestro, però, considera il tipo e le abilità di una macchina. Diamo un'occhiata, ti va? Prendi la macchina sulla tua sinistra. Ottimo! Scopriamo i vari modi in cui una macchina può attaccare i propri avversari. In altre parole, il suo tipo. Se guardi gli appunti, noterai che questa è una macchina da mischia. Lo puoi capire anche dalla forma del suo piedistallo. Una macchina da mischia attaccherà solamente il primo nemico a portata. Ma questo lo sappiamo già. Muovi in avanti quel pezzo e parliamo di cose più interessanti. Brava, ora prendi l'altra macchina. Questa invece è una macchina di tipo artiglieria. Queste macchine attaccano il nemico più lontano tra quelli a portata. Sposta in avanti quella macchina e finisci il turno. Cominciamo da questo pezzo. Questa è una macchina da carica. Quando attacca un pezzo nemico, lo scaglia all'indietro. In questo modo. Visto? La mia macchina ha preso il posto della tua sul tabellone. È un buon modo per privare le macchine avversarie del vantaggio di combattere su un terreno elevato. Ci resta un solo pezzo da esaminare. Guarda, questa è uno spettacolo. Una macchina da corsa. Quando attacca, si sposta fino al limite della sua portata, danneggiando ogni macchina che incontra, comprese le tue. Ricorda di controllare il tabellone prima di lanciarla in avanti all'attacco. E assicurati che il suo attacco finisca in una posizione libera. Altrimenti non potrai proprio attaccare. Ti faccio vedere. Visto? Ha anche ruotato il tuo pezzo. È un pezzo che non dovrebbe mancare nel tuo set. Se guardi gli appunti, noterai che questa macchina ha una delle abilità di cui ti parlavo prima. Ce ne sono parecchie. E non abbiamo neanche esaminato tutti i tipi di macchine. Ma di sicuro non hai tempo da perdere, perciò ti ho preparato un comodo elenco. Contiene anche tutti i consigli che ti ho dato prima. Per ora può bastare. Quando vuoi fare una vera partita, basta che tu me lo dica. Ora... ci divertiamo. Vediamo. Tocca a te. Allora, queste sono due mosse. Ok.
il mio turno. Io ho fatto. Facciamo sul serio. Ah, è solo un pezzo. Ho la vittoria in tasca. Davvero brutale. Bene, vediamo. Muovi tu, Rossa. Davvero una bella partita, anche se ho perso. No, it. Ah. Diamoci da fare. Inizi tu. Tipo da mischia. Tocca a me. Il tabellone è tuo. Andiamo. Ehi, come osi spostare i miei pezzi? Quel pezzo è fuori gioco. Perfetto. Muovo io. Tocca a te. Perché ce l'hai tanto con i miei poveri pezzi? Vuoi rischiare, eh? Toccare. Un pezzo in meno sul tabellone. Io ho fatto. Spazzata via dal tabellone. E ora è il mio turno. Il tabellone è tuo. Mm.
mai sottovalutare l'importanza della corazza. Vabbè, ah, vabbè. Toma, è perso. Un po' strano, in effetti, però. Attaccato proprio dal lato sbagliato, secondo me. Vediamo cosa dice. Buona fortuna. Via dal tabellone. Okay. Bene, vediamo. A te, Rossa. Fuori gioco. Ok. Come ha fatto arrivare là? Muovi tu, Rossa. Sei cattiva. E ora è il mio turno. Un pezzo in meno sul tabellone. Devo uccidere. Davvero brutale. Ah, via dal tabellone. 3 a 2, 5 a 2, 5 a 3. Pezzo è fuori gioco. Spazzata via dal tabellone. Hai vinto! Ah, perfetto. Perfetto. Il normale. Tabellone, c'ha prato, in montagna non ce l'ha. Vediamo.
Io ho fatto. Proviamo, dai. Il tabellone è tuo. Ah, sbagliato. Vediamo. Sbagliato tutto. Tocca a te. In meno sul tabellone. Muovo io. Io quello. Davvero brutale. Dal tabellone. No, non ero mai. Davvero brutale. Questo è misto. Questa non me l'aspettavo. Facciamo sul serio. Io ho fatto. Quel pezzo è fuori gioco. Via dal tabellone. A te, Rossa. Un pezzo in meno sul tabellone. Il tabellone è tuo. Sacre Forge! Ho vinto. Mi hai battuto in ognuno dei miei tabelloni. Ho vinto. Meriti un premio. Poco, ma sicuro. Pezzo per Batosta Scavazzanna.
Ce l'ha fatti tutti. Torna quando vuoi, Rossa. Fatto tutto. Ad acqua. Ora nell'inventario dispone di munizioni che infliggono danni all'acqua. Usa il focus per esaminare i nemici e scoprire se sono vulnerabili all'acqua. Colpiscili con l'acqua per accumulare lo stato di infradiciamento. Quando un nemico è in questo stato non puoi usare i tuoi attacchi elementali e diventa più vulnerabile al giro del fuoco. Riposare e aspettare le macchine. Questo può bastare. Direi che può bastare. Ok. Via. Il convoglio è qui. Il contratto di Larend dice che nel passaggio ci sono delle trappole. Ne approfitterò. Ah, ce n'è una lì. Vediamo se arriva. Non arriva. Eccoli.
No, ma che cacchio è? Ma come che non muore? Oh, pensavo che era morto. Freccia di cristallo. C'è moltissimo da recuperare. È un fiore? Femmisi.